30 denari. Abbi pietà di noi. O Gesù, triste, fino alla morte, abbi pietà di noi. O Gesù, coperto del sudore di sangue, abbi pietà di noi. O Gesù, tradito da Giuda con un bacio, abbi pietà di noi. O Gesù, colpito con pugni, abbi pietà di noi. Cari fratelli e sorelle, insieme abbiamo vissuto questa processione con la viva preghiera, con il canto e il lento camminare, seguendo il Signore Gesù morto per i nostri peccati, uniti alla sua dolcissima madre addolorata. Nel tuo volto sfigurato, Signore Gesù, troviamo la bellezza dell'amore. Tu ci hai amato sino alla fine. Tu hai portato la croce, una croce pesante, quella dei nostri peccati. Una croce che hai abbracciato per amore, perché ognuno di noi e tutti insieme avessimo la vita nuova, sgorgata dal tuo costato che ha versato sangue ed acqua, simboli del battesimo e dell'Eucaristia. Le tue piaghe alle mani, ai piedi, al costato, la corona di spine denunciano il nostro peccato che sfigura la nostra umanità creata a immagine e somiglianza di Dio. Quanto male è capace di fare l'uomo che si allontana da te. Male visibile nelle guerre che seminano morte e dolore,
nell'inquinamento della terra, avvelenata dalla corruzione che genera malattie, male visibile nella violenza sui piccoli, sui più deboli, sulle donne, che genera paura e sconforto, male visibile nella politica corrotta che cura i propri interessi e non il bene comune, quello di tutte le persone, specialmente le più povere. Male che si vede nell'economia, che admira i facili guadagni, non ponendo l'attenzione sui lavoratori e sui giovani a cui manca il lavoro. Quante schiavitù si crea l'uomo con le tante forme di dipendenza, come quella dal gioco, dall'alcol, dalla droga. Aiutaci a vincere ogni forma di gelosia e di invidia. Guidaci ad aiutare chi è in seria difficoltà e ha bisogno di un prestito senza che gli venga fatta usura. Aiutaci a vincere le tante nostre debolezze. A te, Vergine Madre addolorata, la nostra preghiera. Tu che hai seguito passo passo il tuo figlio lungo la via della croce, trasformando il dolore in amore, aiuta tutti noi, Chiesa pellegrinante, ad accoglierlo come Salvatore e Redentore e a credere che per quanto oscura e dolorosa possa essere la nostra esistenza, si aprirà alla luminosità del giorno che Cristo, tuo Figlio, ha inaugurato con la sua risurrezione. Amen. Preghiamo. Ricordati, Padre, della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale che gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.